tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete detto dalla intro, come detto dal titolo 2 avete letto, andremo a parlare di luci, perché secondo me è la cosa da fare nel 2024 per chi vuole fare il professionale. Parliamo terra a terra, usiamo termini che non esistono, cioè come incrementiamo a guardare i nostri video con la luce. Questo video parleremo di luci, in particolare degli elementi che utilizzo naturali, non economici e non, per migliorare la qualità dei miei video. Prima di iniziare ti ricordo come al solito di iscriverti al canale, attivare la campanella per non perderti notifiche sui prossimi video e soprattutto di seguirmi su Instagram jcourse.ig, dove pubblico costantemente ogni settimana comunque storie, post di lavori, video e cose che vado a realizzare, magari anche qualche consiglio dei video, ma non vedete. Quindi la prima cosa che bisogna andare a comprare sempre se vuole fare video per sicurezza, ma anche non, io attorno a me vedete tante luci, in realtà due, ma in realtà in questo momento sto utilizzando 6 luci semplici, quindi non stiamo parlando di cazzate. Ogni luce ha uno specifico scopo, anche se ovviamente non avendo uno schermo installato nella mia camera mi devo fidare su quello che vedo adesso, quindi non un cazzo, perché la mia camera era lo schermo PCG, quindi negativo, positivo, non lo so. Comunque, prima cosa da comprare è questo. Cos'è? È un pannello per riflettore 5-in-1 che vi permette di fare tutto quello che volete in esterno e in interno, e vi dovete di modificare la vostra luce, di aumentare la luce naturale, di diffondere la luce naturale, di cui fare tantissime cose che per un prezzo di 50 euro, questo è quello più da oggetto culturale che c'è su Amazon, si incredibile, o almeno quello che ho trovato, recensioni buone, tutto questo è un 120x240 mi pare, quindi molto grosso, 60 euro di pannello che ha oro, tipo se dovete andare a riflettere la luce come se fosse un tramonto usate l'oro, argento, luce normale 5600 candle, quindi né calda né fredda. Poi togliamo tutto, abbiamo un bianco per diffondere la luce naturale, quindi per avere ombre dure. Se non avete capito, aspettate un attimo che vi spiego tutto. Comunque, e anche una parte bianca per riflettere e nera per assorbire. Cosa vuol dire tutta questa roba? In breve, questo lo mancio. Praticamente cosa serve questo pannello? Questo pannello serve per aumentare la luce naturale, quindi riflettendola come se fosse uno specchio. Riflettiamo la luce, voi siete qua, il sole è qua, vi mettete qua e riflettete la luce del sole da qua, tac tac. Comunque serve ad aumentare la luce naturale e in certe situazioni può tornare veramente inutile se non avete delle luci, comunque magari avete anche delle luci, magari 100 watt, 60 watt, ma non sono una batteria, oppure anche se sono una batteria non vi compensa un sole, perché compensare il sole dovete avere delle luci veramente grosse, veramente potenti. Solitamente le luci potenti hanno bisogno di una batteria, cioè hanno bisogno di corrente, e se non avete la corrente voi avete il generatore da 1000 euro, ma non penso, oppure vi attaccate al cazzo con porto deflettore e fate il lavoro, chiedete il lavoro. Secondo tipo di luce come questa, tutte le luci in questo momento sono utilizzate tutte tramite una specie di attacco che si chiama attacco Bowens, a parte vabbè questo è un caso a parte, ma ne parleremo di dedicato. Che cos'è l'attacco Bowens? Chiedete al cazzo che cos'è l'attacco Bowens. L'attacco Bowens è un attacco per attaccare diversi modificatori. Ad esempio, cosa vuol dire modificatore? La vostra luce è una palla, no? La vostra luce illumina tutto così. Voi volete stringere il raggio luminoso per aumentare la potenza. Questo vi torna in F. Che cos'è questo? Non so neanche come definirlo, perché una volta in casa si spacca. Comunque, questo è tipo un modello tra virgolette economico, anche se costa 250 euro, quindi non è economico, però rispetto a quell'originale alto che costa 500, questo è economico. Infatti ho fatto la scelta sbagliata, anche se comunque ancora funziona. Però insomma, cosa fa questa roba? È una specie di proiettore, mettete la vostra luce di qua, attaccate con l'attacco Bowens, che è un attacco universale per il 99% di tutte le luci sotto. Oh, Bowens, scrivete in giro. Questo attacco con tre cazzini, mettete la luce e illuminate. Cos'è? Un proiettore che mi permette di stringere il raggio luminoso in base alla rete che avete davanti qua, non so cazzo di sia, penso 36 mm, quindi stringe ma neanche, cioè tanto ma neanche di tanto. E cosa fa? Praticamente voi potete andare a verificarlo con delle qua, le Magic Gobos, che sono delle figurine di alluminio, ferro, non so, alluminio probabilmente, che permette di andare a tagliare la luce a vostro piacimento, non a vostro piacimento, però
con delle figurine ha fatto delle forme di luci. Utile, non utile, in realtà una volta che ho combattuto la prima cosa dice su qua posso fare 50 volte più rispetto a prima che avevo questa cosa, quindi compratelo. In notabile così è quello che ho io, ne ho usato perché appena ricade o spaccato in piedi a qualcuno o si spacca, quello che è successo, infatti vedete è tutto storto. Non è il top, anch'io in quella situazione potevo mettere la sandbag, mi sono dimenticato perché ero già su un 5 grandi, non è che ho 5 da sandbag, ne ho due, una era su un 100, una è su una luce rossa e l'altra era su un 100 che dopo ne parleremo. Quindi non si è rotto, però si è curvato molto, è la seconda volta che si curva, spero che non si spacchi tutto perché questo è dietro e se vedo che si spacca è un bel grosso problema. Tra l'altro non sempre si vede il drone. La seconda cosa che ti permette di modificare la vostra luce, la seconda cosa si chiama softbox. Cos'è un softbox? Cos'è un ombrello riflettore? Come lo cazzo lo chiamate? È un ombrello, è una specie di diffusore, una specie di cupola, chiamiamola cupola, non so neanche. Vabbè, è una scatola che praticamente ci passa la luce e la luce si ammorbidisce. Praticamente lui, tramite dei pannelli, cioè, come sto parlando, tramite dei materiali che diffondono la luce. E poi, un'altra cosa, c'è un altro strumentopolo che si può attaccare sopra, in alcuni, in altri no, dipende, che è la griglia nido d'aper. Cosa serve a griglia nido d'aper? Praticamente è una griglia che è a formato nido d'aper, che praticamente è fatta a cubi. E la vostra luce cosa fa? La vostra luce va solo davanti, quindi vi permette di controllare meglio la vostra luce, quindi vi dovete mettere in una sola direzione, comunque tenendo la roba di vino, quindi comunque tenendo il soft del materiale che potete togliere, dipende dal soft scamete, però assolutamente tipo il mio, che è il tipo top di gamma, non lo comprate perché costa troppo e non ne vale la pena neanche 100 euro per un softbox. Però una volta che vi ho messo la luce soft davanti, comunque una volta che vi ho messo la luce principale, che può essere questa, può essere quella, in realtà in questa situazione è un po' strana questa luce perché sono da solo e non riesco benissimo a fare quello che volevo. Ho provato a fare un po' di prove ma nessuna mi è riuscita come volevo. Comunque, come secondo corpo luce potete andare a comprare una luce magari meno potente della prima, comunque se andate con Bowens per andare a modificare in altri modi. Però quello che vi consiglio è di comprarvi un oggetto come questo. Ora non ve lo stacco, però lo faccio vedere a volo, che è un tubo LED che in realtà non serve un cazzo e ne costa anche troppo, ma in realtà con le situazioni in cui non avete la corrente per tenere la batteria, questo tubo vi può salvare in culo e culo, perché è RGB, tutti i colori sono 20 watt di potenza, quindi non ci vogliate niente. Però la notte, se avete solo questa luce, avete una macchina che già va a qualche 100 ISO con una lente bella aperta, poi quello che volete. Immaginate che con la mia camera, che è una Ursa Black Magic, posso andare massimo a 400 ISO e poi si smerda con il top, quindi vado sempre a 200 ISO. E il 200 ISO con l'ottica F1.8 o F2, con questa luce al 100% riesco a registrare. Quindi ragazzi, compratela se non avete soldi, perché costa 400 euro anche questa, oppure se non comunque un pannello LED, un qualcosa. Però la differenza tra quella luce grossa e la luce piccola è che la luce grossa è più bella a livello visivo, la luce piccola fa più ombre, fa più contrasto, che può essere una cosa così, una cosa negativa, dipende sempre dal progetto, dall'ambito che la sto utilizzando voi, quindi dipende sempre da quello. Una volta abbiamo comprato la luce principale, abbiamo comprato il riflettore 5 in 1, abbiamo comprato la luce in più, cosa facciamo? Compriamo degli stativi, e non degli stativi di merda, cioè oddio, io uso degli stativi della Madonna, uso degli stativi in modo da 50 euro, non neanche 30 euro, non è che quanto costa perché non mi ricordo. Però cosa dovete comprare? Dovete comprare gli stativi anche non top di gamma, comunque stativi mediocri da 50 a 100 euro, buono, che è un po' sempre tanto all'inizio, ma fidatevi, se montate in luce da 300-400 euro anche di più, spendere magari 30 euro in più per uno stativo migliore può essere la soluzione migliore. Comunque per chi vuole sapere di stativi cose, vi lascio un video di una persona che queste cose le sa, perché io non sono competente perché ho di stativi di merda. Alle volte ho usato il C-Stand da New Era, ma comunque si è parlato di robe di merda, cioè per Giovanni è roba di merda. Però a parte questo discorso, cosa facciamo? Compriamo del sandbag che ci salvano il culo, perché se io non avessi avuto la sandbag, se io avessi avuto la sandbag, questa roba da 300 non l'avrei rotta, quindi comprate un sandbag che costa 5 euro, riempite di ghiaia, non di sandbag, ragazzi, mi raccomando, e prima di metterla dentro la sandbag, prendete un sacco di plastica, ci mettete dentro la ghiaia, lo chiudete sia con la cosa, con lo scotch, cioè con il blocco, lo scocciate tutto, lo mettete dentro la borsa della sandbag, poi lo mettete avanti indietro dove volete.
compratele perché mi salvano il culo, perché in alcune situazioni se siete da soli, non siete magari non tantissime persone che possono stare a tenere le luci oltre a voi, se non avete il sandbag, vi rompete tutte le luci, perché a me è successo già diverse volte di far capire che forse Santa della night canduto da 100 euro sta per bruciare un prato, quindi sempre ricordatevi che sempre mi salvano il culo, non comprate, almeno secondo me non comprate quelle robe da tipo 50 euro di ferro o di blocchi di ferro da 5-7 kg che si abitano in Stati Uniti, quella roba lì no, perché in primis se per caso fate cadere il tutto, se la roba si sgancia spacca la strada, e se siete in posto magari in una casa vostra fate dei danni importanti. L'unico modo, in primis per quel motivo là, e in secondo luogo perché le sembra costano di meno, se arrivano sul piede non succede niente, c'è in ghiaia, non fa niente, nel senso, e soprattutto quella roba occhio. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video, spero che questo video delle luci vi sia servito a qualcosa, spero di sì, se nel caso non vi è servito a niente, me lo dite e ne faccio altro, e vi risolvo tutti i vostri problemi. Ci vediamo al prossimo video.